Ore 18 e 21. Direi che sono usciti tutti i video dei vostri youtuber preferiti sul web e posso fare questo video, così almeno uscirà un po' di ritardo rispetto agli altri, per ricordare quello che io non voglio far passare come messaggio. Me lo sono promesso a me stesso: io non ho tifato Marocco. Dicendo questa frase non mi assicurerò almeno 1.000 iscritti marocchini che avrebbero sicuramente messo l'iscrizione, fingendo una cosa che non ho tifato. Quindi io oggi commenterò la partita premettendo questa cosa, perché non voglio essere la persona che elogia un qualcosa, spegne la videocamera e poi mannaggia al papato e mannaggia a tutte le divinità. No, non riuscirei a fare una cosa del genere. Sono sempre stato onesto e oggi potete immaginare, no, la delusione che si è provata nel vedere questa partita. Ricordando però in primis una cosa che è doverosa da fare, anche a qualsiasi tifoso portoghese o fan di qualche giocatore di calcio. Il Marocco è una favola stupenda, perché comunque se sei la prima squadra africana al mondo ad andare a una semifinale di un mondiale, sei nella storia, perché ci sono riusciti gli asiatici del cazzo dopo aver rubato con l'Italia e con la Spagna i rigori nel 2002. Non esisteva una roba del genere dove Africa, zero semifinali in un mondiale, e Corea, Asia, uno, non esisteva. Quindi è bene che sia andata a finire così, che l'Africa ci abbia un 1 sulle semifinali mondiali. E gli auguro anche una finale, a sto punto sì, ovvio. Perché comunque bisogna vedere anche da dove parte il percorso del Marocco, chi è l'allenatore del Marocco, un ex difensore di calcio. Ragazzi, il Marocco ha fatto 8 partite, 5 di un mondiale, 3 di amichevoli, gol subiti 0. Uno, no, scusate, di Agüero, un proprio giocatore che ha fatto un autogol. La stessa cosa del mondiale dell'Italia nel 2006 con Zaccardo. Quindi, che vuol dire fa? Da allenatore nasce filosofia di calcio. Direi applicata benissimo in una squadra che ha anche la qualità, perché nelle ripartenze ha anche dei singoli che si esaltano: Boufal, Ziyech e poi tutti i valori di una squadra che sono estremamente unita, che hanno la maglia rossa come il sangue che hanno buttato in tutte le partite, contro Belgio, contro Canada, contro Spagna e contro Portogallo, dove sono arrivate delle vittorie. Pareggio con la Croazia. Dopo ci arriviamo. Io vorrei in questo video però sottolineare un attimo quanto possa essere alta la delusione del calcio portoghese. Il Marocco, come dire, sapete cosa ha fatto, vero, in questo mondiale? È arrivato in semifinale, ha eliminato De Bruyne, ha eliminato Cancelo, ha eliminato Ruben Dias, ha eliminato Bernardo Silva, ha eliminato quattro giocatori chiave del Manchester City, che rifiniscono la manovra, ma che non hanno il numero 9, no? In grado di segnare. Quindi vuol dire che il calcio di oggi, quindi per tutte le persone che sono contente, anche giustamente per come è arrivata questa vittoria, sia mai che qualcuno mi venga a ricordare che la Juve non gioca bene a calcio e che non si possono vincere le partite così, perché oggi tutto il mondo esalta questo gioco, croato e marocchino. Gli augura la finale, augura di vedere Saïss, se sarà ancora in piedi, pace l'anima sua come cazzo ha difeso in questo mondiale, contro Livaja. Se volete questo mondiale, io a calcio, quando ripartiremo da gennaio, posso vincere anche con 1-0, un autogol, ogni partita di calcio. Fuori discussione, il calcio di Guardiola è stato preso, innalzato, bruciato e sputato. Distrutto, spazzato via. Il frufru, il rigirare la palla, il muoverla 10 contro 11 senza metterla in mezzo, praticamente giocherellando. Il secondo tempo, dove dovevano fare gol, l'hanno fatto sgretolare, passato via. Questo calcio, ragazzi, sta perdendo quota. Stanno vincendo molto di più i valori che nelle gare secche, dove poi non c'è soltanto lo schema, il tatticismo, c'è sudore, c'è cuore, c'è applicazione, c'è soltanto modo di difendere. Ci sono sentimenti che non racchiudi nel guardiolismo, nel gioco più bello del mondo che ti fanno passare tutti. Nelle gare secche questi valori non reggono conto della pressione del cuore, e quella gioca tanto. Oggi quanti palloni sbagliati abbiamo visto, quanti appoggi banali abbiamo visto buttare via i giocatori che sono valutati quanto. Quanto Joao Felix, che c'è gente che tira avanti dei processi dove è il mio protetto dal giorno zero, Joao Felix. Benissimo!
130 milioni l'Atletico Madrid. Nella storia del Marocco, se sommiamo tutti i giocatori atleti marocchini, Ziyech più tutta la storia del Marocco, non fanno il valore raggiunto da João Félix, che non è neanche il giocatore più forte della rosa del Portogallo. Questo calcio oggi è stato preso e demolito, perché nelle gare secche queste squadre, chiediamocelo come mai, soltanto nel 2022 potrà vincere una Champions League il Manchester City, e non ne ha mai vinto una nella storia. 2023, chiedo scusa. Questa è la realtà. Al Marocco sapete cosa deve succedere per vincere il mondiale? Devono passare le squadre che sanno meglio attaccare, che hanno i singoli a detta loro più forti. Devono passare Francia e Argentina, perché se beccano l'Inghilterra per me non ce la fanno. E se beccano la Croazia non c'è più Davide contro Golia. Il Marocco deve campare di Davide contro Golia, deve continuare a sperare in questo. Certo, non è che ti dico che Francia-Marocco sarà facile quanto questa, perché comunque il Portogallo oggi ha reso la vita molto facile, secondo me, al Marocco. Non gli ha dato problemi. Due tiri. Due. Bono pensava forse di passare molto incubi peggiori. Io dico che oggi l'ha veleggiata al Marocco. L'ha veleggiata. L'ha veleggiata. Il Portogallo è stata una delusione tremenda. Ma poi storicamente cos'è il Portogallo? Qualcuno mi vuole dire che la storia della nazionale marocchina abbia qualcosa da invidiare a quella del Portogallo? Ah, un europeo nel 2016. Poi? Eusebio, terzo posto, mondiale 1966. Una partecipazione nel mondiale del 1986, invece. Usciti ai gironi. E poi solo i mondiali dal 2002 in poi. Con un quarto di finale oggi e una semifinale nel 2006. Per loro il quarto di finale, il Portogallo, era un traguardo che avevano raggiunto solo 3 volte nella loro storia. Che storia ha il Portogallo? Ha avuto un Ronaldo, motivo per il quale io ho tifato questa squadra. No per tutti gli altri motivi, no per ogni qualsiasi altro giocatore di questa rosa. E poi niente. Dimostrando il fatto che la polvere di fata di Gonzalo Ramos non è durata per 2 partite. Si è sgretolata. Belli 6 gol alla Svizzera. Ancora più belli di quelli del Brasile e la Corea. Poi, che rimane? Non hai saputo scardinare la difesa, perché non è facile. E perché nel calcio basta dire chi gioca meglio, chi merita, chi non merita. Oh ragazzi, chi è superiore deve vincere. Punto. Senza o con merito. Deve vincere. E se fa 20 tiri e gli altri ne fanno uno, sono stati coglioni quegli altri a concederglielo, a subirlo sull'unico tiro. E sono stati poco uniti. Vincono le unioni in un mondiale del genere. Vince il tiro della Croazia contro i 21 del Brasile, che ha sprecato, che ha palleggiato, con Vinicius che girava largo, perché Vinicius, come ieri lo ha fatto il Brasile, se voleva un'accelerazione ne bruciava 3 della Croazia, faceva 1-2, girava attorno ai birilli, la facilità che poi non è servita neanche per fare 2 gol, per farne solo uno. Io dico solo una cosa, il Marocco sto mondiale la butto lì alla follia, lo può vincere solo se non becca la Croazia in finale, perché la Croazia in finale sa come agisce il Marocco. E guarda caso è finita 0-0 quella partita. Quindi secondo me i tifosi marocchini dovranno sognare di vedere Mbappé e Messi, perché tanto ormai lo sanno come funziona, e sperare che Saïss, Agüero e Mazraoui recuperino se hanno avuto dei problemi. Per il resto questo è la delusione di Cristiano Ronaldo che se ne va, una delle delusioni più tremende di questo anno, incolmabili, che molte persone oggi trovano come spunto per godere, ma poi tra qualche anno si ricorderanno per cosa hanno goduto e per cosa poi si vivrà di ricordi. Nessuno realizzerà ancora che cosa ci ha lasciato Ronaldo a livello di gol fatti nella sua storia, nella sua carriera. Non lo realizzeremo mai, e probabilmente non basteranno non so quante annate per ricordare cosa sono stati questi giocatori qua. Lui e Messi, che sognava tutto il mondo di vederli insieme in finale, anche con una descrizione buffa che ho visto nei commenti di ieri, sarebbe brutto vedere uno alzare la coppa in faccia all'altro. Però le emozioni che avresti provato vedendo gli inni con 2 gladiatori che hanno segnato, non lo so, 1600 gol in 2, i migliori realizzatori di sempre del calcio, non ci sarebbe mai stato uguali. È la mia generazione, è la mia, perché io nel calcio sono nato nel 96, mi ci sono approcciato proprio in quel momento in cui Ronaldo si affacciava al calcio, Messi compreso. Ci saranno sicuramente Haaland e Mbappé che a loro modo dimostreranno che questi numeri possono anche essere demoliti, perché ormai nel calcio di oggi i limiti sono fatti per essere distrutti, i record sono fatti per essere abbattuti, mentre Giroud si emoziona per essere il capocannoniere con la Francia, Dembélé ride con Mbappé perché sa benissimo che tra 3 anni quel record se lo prende, se lo sgretola e lo mangia come dei
come delle Pringles, sgranocchiandolo quel record, però un po' di rispetto per questi giocatori qua. Oggi confinato in panchina nuovamente, ci sta, non ci sarebbe stata meritocrazia nel vedere Gonzalo Ramos in panchina, giusto così, però fa male perché speravi andasse in modo diverso, perché comunque per come l'hanno trattato si poteva meritare anche una piccola rivincita personale. Ci ha avuto quella palla, ce l'ha avuta, ma è stato veramente servito poco e male. Si è buttato su un pallone che gli è arrivato dalle retrovie, l'ho cacciato sul primo palo. E non è più un tiro che buca Neuer, che buca tutti i migliori portieri del mondo, ma semplicemente viene parato da Bono, che con Livakovic si conferma il migliore portiere del mondiale. Sarà Bono contro Livakovic o sarà ancora una volta la grande massa rossa di sangue sputato da tutti i marocchini contro la Francia o l'Inghilterra? Questo vedremo. Ricordando una premessa molto chiara, io, per quanto vi voglia bene, Marocco-Croazia, se sarà finale, non la vedrò, non la commenterò, mi prenderò una domenica libera, perché sognavo e speravo di vedere il meglio a livello di uomini. Sarò contento di vedere una o l'altra per conto mio vincerla, ma la delusione è troppo grande. Hai perso Brasile e Portogallo così, più con merito il Portogallo che il Brasile, su questo non ci piove, però la delusione è troppo alta. Mo' si commenta Inghilterra e Francia, o tirando la monetina per chi ti fare. Che cazzo vuole tanto? Ripeto, per me il Marocco deve più sperare che vinca la Francia. Perché l'Inghilterra non vorrei che abbia più stratagemmi e soluzioni per bucare una difesa. Hanno più intensità, hanno più ritmo, più forza. Per me la Francia invece è più vulnerabile. Le posso dire? Se si trova il modo di arginare Mbappé. Vediamo oggi in Inghilterra. Se passa l'Inghilterra per me è un danno per il Marocco. Vediamo se c'avrò ragione. Quanti minuti? Vedi, molti mi dicevano perché non hai commentato mai il Marocco. Da piccolo ci ho avuto una cicatrice, no? Dentro la retina. Io faccio una visita all'anno dal mio oculista. Sono un miracolato del Signore, nel quale io posso anche non credere, che il quale mi ha tenuto in vita con gli occhi che vedono, ed ero a farmi una visita proprio martedì che c'era Marocco-Spagna. Rai Play, avanti di 10, indietro di 10, me la guardavo la partita, e che è emerso? Che comunque quel calcio lì, quel calcio di Pedri, Rodri, un altro del City che non ho nominato prima, Ferran Torres, un vecchio ricordo, è un calcio che... Che cosa può fare di fronte a queste organizzazioni? Un bel niente. Quindi, giocatori bassi col baricentro che riescono a fare grandi cose, se non li unisce a delle mezze ali che superano il 1,80 m, il calcio, difficilmente, lo puoi trasformare in vittoria durante una competizione come un mondiale, che vive di episodi, di azioni, di cuori, di sentimenti e di imprese, come questa.